Ahmad Rafat, giornalista italo-iraniano, attualmente impegnato in una rivista che ha sede in Inghilterra, che si chiama Iran and Middle East, un mensile. Ad Ahmad Rafat volevamo chiedere che cosa ne pensa, quali sono stati i motivi dell'attacco israeliano a un sito militare in Siria, un attacco che ha determinato delle reazioni piuttosto pesanti sia da parte dell'Egitto che dall'ambasciatore siriano in Libano, ma in particolare dal viceministro degli esteri iraniano, che ha affermato che ci saranno forti ripercussioni, citando la città di Tel Aviv. Cominciando dall'ultimo, la città di Tel Aviv, credo che un po' è una dichiarazione tipica delle autorità iraniane che colpiremo Tel Aviv. Non credo che siano in grado di colpire Tel Aviv, almeno non lo sono stati fino ad oggi. Per quanto riguarda invece l'attacco, a quanto pare questa fabbrica, questa installazione militare produceva armi chimiche. E si stava provvedendo a trasferire queste armi chimiche dalla Siria al Libano. Israele teme che una volta in Libano questi siano depositati presso Hezbollah, che Hezbollah a sua volta li possa utilizzare contro Israele. Certo è un atto a livello di leggi internazionali illegale, un'intromissione nella situazione di un paese che è già difficile in quanto da oltre un anno è in corso una guerra civile contro il regime di Assad, con più di 30.000 morti secondo i dati dell'ONU, e pertanto questo intervento israeliano non può che aggravare questa crisi e coinvolgere forse maggiormente in questa crisi, nella crisi siriana, un paese come l'Iran che almeno ufficialmente fino adesso sosteneva politicamente e con invio di armi il governo siriano, in questo modo potrebbe entrare direttamente in questa crisi, cioè nel nome di difendere quello che chiamano in Iran la linea della resistenza, che è sud del Libano e la Siria, la resistenza nei confronti di Israele ovviamente, cioè diventare un paese che partecipa direttamente alla crisi in corso in Siria. Ecco, proprio pochi giorni fa ci sono state le elezioni in Israele e a giugno si terranno le nuove elezioni in Iran. Quanto queste elezioni, quanto il conflitto siriano potrà influenzare quelle che saranno le elezioni presidenziali in Iran di giugno? Ma qualche commentatore ha definito l'Iran il vincitore delle elezioni israeliane, nel senso che la riduzione della propria popolarità di Netanyahu e la crescita di alcune forze contrarie a un intervento militare israeliano in Iran rende un eventuale intervento militare israeliano contro le installazioni nucleari iraniane è molto più difficile. Già era poco popolare, visto che nei mesi scorsi c'erano state diverse manifestazioni in Israele contro un eventuale attacco militare all'Iran, e i risultati delle elezioni mettono maggiormente Netanyahu in difficoltà, e chiunque andrà al governo dovrà un po' calcolare questo rischi di sostenere una soluzione militare per il programma nucleare iraniano. Io credo che questo non, da qui a giugno, quando si terranno le elezioni presidenziali in Iran, avrà molto peso, ha molto più peso in queste elezioni forse quello che farà gli Stati Uniti e Obama, cioè il secondo governo Obama. Perché in Iran c'è ovviamente un dibattito, anche se non aperto e pubblico, su trattare o no con gli Stati Uniti, e se trattare, come trattare, cosa cedere in cambio di cosa. Pertanto credo che quello sia più importante per quanto riguarda la vicenda elettorale iraniana che nonché quello che è successo in Israele.
Ecco, oggi è il 1º febbraio. Il 1º febbraio del 1979 l'Ayatollah Khomeini arriva a Teheran dopo l'esilio francese, l'esilio di Nofle Chateau. Però è anche notizia di pochi giorni fa che sono stati arrestati decine di giornalisti in Iran. Cosa è accaduto? Chi è stato arrestato? Qual è il motivo di questa repressione? Ma la repressione non riguarda tanto l'anniversario della rivoluzione, dell'arrivo di Khomeini e settimana prossima quella della rivoluzione, ma forse piuttosto due fatti. Uno, le elezioni di giugno, e l'altro è la situazione che ha creato in Iran, hanno creato le sanzioni decise dall'Unione Europea, dai singoli paesi, dall'America nei confronti dell'Iran, che stanno pesando enormemente sull'economia del paese e di conseguenza anche sulla vita quotidiana della gente. Giornalisti arrestati, quasi tutti, vengono da quattro quotidiani, un settimanale e un'agenzia di stampa e un paio di siti. Sono tutti quelli che si occupavano in certo senso o delle pagine politiche del paese oppure delle pagine di economia e vita, cioè sociale, di vita quotidiana. Perciò erano giornalisti che scrivevano sulla necessità di aprire le elezioni anche alle forze riformatrici, quelli che vorrebbero non sono contrari alla Repubblica Islamica, ma riformarlo. In questo modo si dice che l'arresto di questi giornalisti e l'arrivo delle forze di sicurezza in cinque redazioni, perché in cinque di queste sei redazioni la polizia ha arrestato i giornalisti dentro redazione, questo è un fatto quasi nuovo, senza grandi precedenti, un altro paio di volte era successo. Normalmente i giornalisti venivano arrestati per la strada, a casa loro, ma non in redazione. L'altro fattore potrebbe essere che alcuni di loro avevano scritto molto reportage, molto articoli su come incidono sulla vita quotidiana della gente le sanzioni. Mancano medicinali, cominciano a scarseggiare pezzi di ricambio, diversi tipi di apparecchiature, in ogni caso tutto è aumentato di prezzo, Rial che perde quasi ogni giorno qualcosa sulle monete internazionali tipo dollaro, euro, yen o la sterlina. E hanno arrestato questi giornalisti. Questi sono tutti giornalisti indipendenti, per quanto uno può essere indipendente in un paese dove non c'è libertà di stampa. Lavoravano nei giornali che sono, se non diciamo, all'opposizione del regime, quei giornali che cercavano in mezzo alle notizie far uscire anche qualche verità, non pubblicare solo quello che viene dettato dalle autorità. È pertanto un colpo all'area riformista che fa capo a Khatami, l'ex presidente Khatami. Perciò era un po' un avviso per loro di non farsi certe idee, di volere delle elezioni un po' più libere o meno chiuse di quelle previste, e l'altro per dire che parlare delle sanzioni, degli effetti delle sanzioni, quando ufficialmente sanzioni, secondo la versione ufficiale, non hanno alcun effetto sull'economia del paese, sono le due vere ragioni per cui questi sono stati arrestati. Ecco, lei ha rapporti diretti con iraniani ed è esperto della situazione iraniana e medio orientale. Quali sono, secondo quello che lei è riuscito a vedere e a capire, gli effetti delle sanzioni nei riguardi dell'Iran? Iniziamo con un dato, per esempio, l'industria madre, oltre al petrolio ovviamente, gas e petrolio in Iran, l'industria madre è quello delle automobili. La produzione è crollata del 70%. Diverse fabbriche non riescono a pagare i salari degli operai. Qualche giorno fa a Teheran c'era la manifestazione degli operai che da 4 mesi non ricevono salari. Perciò effetti tantissimi. Per esempio, non so, leggevo proprio in questi giorni che una sedia a rotella
quale in Iran è molto in uso, in quanto ci sono più di 1 milione invalidi della guerra, 8 anni di guerra con l'Iraq, perciò se ne fa grande ricorso, è aumentato del 400%. Apparecchiatura per la dialisi del 700%. Molti ospedali non riescono a comprarlo, perciò non riescono a offrire questo servizio. Diversi medicinali, soprattutto quelli che sono necessari ai protocolli contro il cancro, non vengono. Non tanto perché il paese non ha valuta necessaria, anche perché le sanzioni non riguardano queste cose, ma perché la valuta che dispone il governo lo dà, destina ad altre cose. Per esempio, le auto di lusso vengono ancora importate con valuta al prezzo ufficiale, che è la metà di quello che si compra sul mercato. Non si possono importare certi medicinali che servono per il cancro, ma per esempio mi dicevano di importare medicine, gli hanno dato valuta a quel prezzo agevolato per importare butolina, per fare estetica, diciamo chirurgia estetica. Pertanto la gente comincia a protestare e il governo non vorrebbe che queste notizie uscissero come colpa sua, ma fatto sta che il ministro della salute iraniana 3 settimane fa proprio per questo si è dimesso, che era l'unica donna ministro che c'era nel governo. Politicamente queste sanzioni stanno cambiando qualche cosa? Politicamente in Iran no, perché le sanzioni non sono tali da mettere in ginocchio il regime, hanno messo in ginocchio l'economia, soprattutto quella privata per il momento. Proprio per questo molti attivisti iraniani, non ultima la signora Abadi, vincitrice del premio Nobel per la pace, che più che essere contrari alle sanzioni, in generale sono contrari a quelle sanzioni che colpiscono non tanto le istituzioni governative, ma il settore privato e incidono sulla vita quotidiana della gente. Pertanto le sanzioni politicamente ancora non hanno avuto quel risultato, o non hanno fatto talmente pressioni da costringere il governo, come è successo con l'apartheid, a dimettersi, a riformarsi, ad aprirsi o accettare certi cambi. Ahmad Rafat, giornalista italo-iraniano, la ringraziamo per gli spunti di riflessione che ci ha dato e per la sua lucidissima analisi sulla situazione. Ringrazio voi.